era brutto della pasta con i carciofi. E tu dirai che bello, finalmente posso imparare a pulire i carciofi, ma no, perché ho trovato questo in offerta, quindi ti attacchi al cazzo. Comunque il tutorial l'ho fatto in un risotto, vattelo a guardare. Per chi sta gridando allo scandalo, sappiate che Oro Gel fa degli ottimi carciofi, delle ottime fave, dei pessimi broccoli e delle schifose carote. I carciofi sono praticamente uguali a quelli freschi, costano pure di meno a dirla tutta. Seguiamo le istruzioni, olio, aglio, acqua, chiudiamo e facciamo andare per 16 minuti. Nell'attesa grattugiamo una montagna di pecorino. Se come me hai preso i carciofi interi, quando sono morbidi devi togliere e tagliare. Usa il piatto di Bing e non la padella, se no rovini la padella. Dopo 16 minuti sono oggettivamente pronti, ma aggiungiamo ancora acqua e facciamo andare finché arriva la pasta. Brigati che aspettiamo te. Pasta qui dentro nell'ultimo minuto. Fiamma bella alta che deve scoppiettare. Insappiamo tutto. E pronti. E ma che bella che è la mia maglietta in video. Buonissima. I carciofi sono buonissimi. Bravi, bravi. Oh, i carciofi sembrano veri. Tra l'altro sono pure meglio perché sono interi, li ho presi, non già spicchi. Ah, ok. Erano tipo 4 o 5 carciofi, sono venuti a un bordello per uno. 4-5 carciofi interi. Per farlo così, a parte che abbiamo dei carciofi di merda, avete dovuto comprarne di più, ma avrei speso molti più soldi, perché ho speso 2 euro per questi carciofi. Ci avresti messo anche ore di lavoro. Vabbè, anche i lavori di lavoro. Non che valesse la pena. No, non ne vale la pena. Appunto. Buonissimo. Quello che ti ferma a comprare i carciofi veri è sempre quello. Ore di lavoro, alla fine non... Ma no. Poi non lo sai finché non li apri. Devo fare il timer, non riesco. Non hai detto che siano migliori di quelli surgelati? No, magari sono vecchi e non lo sai. Ne sto usando una barbetta, finché non lo apri non lo sai. Questi sono standard, comunque sono buonissimi. Non sono come i broccoli e le carote di orologia che ho comprato, però che sono una merda. Non lo vuole. Poi a meno che uno non si diverta a mangiare le fognoline rosicchiandole, facendo l'impignolo. Mia madre faceva. Non ho mai capito cosa ci metteva, cioè il sale e l'olio. Sale e olio. Ma ero piccola, non ricordo un cazzo. So solo che i carciofi mi facevano schifo. Buonissima merda. Poi avevo una fame. Ovviamente sto facendo palestra, sveglio alle 5, faccio palestra, faccio la spesa, faccio le mie cose, faccio una colazione grossa verso le 11 e poi si pranza quando capita, adesso sono le 3 e mezza e poi la sera gastronauta, ormai, o quel che capita. Stiamo mangiando veloce, siamo 1 minuto e mezzo. Ho fame, io non l'ho fatta la ricca colazione, quindi ho fame. Io me la dica colazione non serve un cazzo, sparisce subito, soprattutto dopo la palestra. Lo zucchero. Vabbè, quello serve proprio appunto per ricarburare subito. No. Infatti non sono più in down. Io avevo ragione. Non si può mangiare subito la roba seria dopo palestra. Cioè, ti abbatti, sei depresso. Poi devi digerirlo. Ti addormenta. Io mi trovo bene in questo sistema. Oh, è buono e basta. E non ci ho messo neanche olio in più. Pecorino, basta e avanza. Io confesso di averlo aggiunto. Ho visto. Comunque ho scoperto che mi metteva l'ansia chiamare pranzo la mia colazione. Cioè, io non posso pranzare con la cioccolata. Faccio colazione con la cioccolata, anche se è mezzogiorno. Ok. Quindi tutto
È tutto mentale. Un problema di definizioni. Ma alla fine sì, perché gli altri no, la normalità è pranzare a l'una, cenare alle 8. Ma io faccio altri orari. Di che cazzo stiamo parlando? La normalità è anche stare sempre seduti in ufficio, seduti e mangiare le crocchette della macchinetta, il caffè, quello. Io non faccio queste cose. Alle 12 si pranza e si mangia pasta asciutta, pollo, formaggio, dolce e frutta. Erano... Ma chi? Il pranzo è servito, era così. Mm. E c'era quella musichetta. Mi ricordo pure le calorie. Quindi ognuno deve trovare il proprio bioritmo. Per cui abbiamo fatto tanto per vivere isolati e poi dobbiamo avere gli orari degli altri. Se voglio pranzare alle 4, io pranzo alle 4, che cazzo me ne fuggio. No, ancora non ci sono i controlli, quindi. Infatti, non vengono casa per casa a controllare. No. E cosa sta facendo a quest'ora? Lo sanno. Cos'è quella pasta? Merenda oppure pranzo? Lo sanno dal cellulare, perché tu sei collegato al metaverso e loro adesso sanno. Cosa? I controllori del pranzo sanno che stai mangiando da. No, perché io questo video lo metto stasera. Mi gabbo. Proprio buona questa pasta, ragazzi. Fatevela. Ma se mangiassi questi due da soggetto? Se voglio ripartere non vedo perché no. Che non hanno... Già. Non ti debolo, ma allora, io mi compro qualcos'altro. Debolo, non ti piace? Tanto oggi ce l'ha avuta della salsiccia, debolo. Davvero sta mangiando salsiccia da una settimana, è molto contento. Domani gli compro il pollo, basta. Noi mangiamo pollo, lui mangia pollo, mi sembra giusto. Glielo compro apposta però. Ah sì, domani faccio il pollo arrosto, quindi farò anche il tutorial, perché non l'ho mai fatto il tutorial. Spero venga, perché di solito io non lo faccio mai arrosto, lo faccio al sale, perché becco dei pollosauri da 3 kg. Mi fa via arrosto è praticamente impossibile. Invece adesso c'ho un polletto del cazzo da 1,4 kg, quindi proviamo a farlo arrosto con un sistema mio, però che non faccio da migliore di anni, quindi vediamo se viene. Tutorial se viene, e anche se non viene. Buonissimo. Ne mangerei altri 3 piatti. I lastrigatoni veramente veramente bestiale, buona buona buona.